Marchigiani, sulla polemica che sta interessando il nuovo centro natatorio, qual è la vostra posizione e quali sono le vostre richieste? Ma noi abbiamo presentato una mozione che impegna l'amministrazione comunale a trovare, se ce ne fossero, le soluzioni per una ricomposizione di una situazione spiacevole. È vero che la piscina è stata affidata con rilevanza economica a un gestore privato che non ha quindi alcuna responsabilità in questa vicenda, nel senso che applica le condizioni di contratto, però purtroppo si verifica in una delle quattro società che avevano convissuto virtuosamente nella Dini Salvalai un problema di compatibilità che le famiglie ci hanno segnalato, quindi l'affezione agli istruttori. Quindi noi chiediamo di verificare l'amministrazione se c'è una possibilità di rinegoziare, ce ne rendiamo conto che è difficile, però vorremmo porre anche l'attenzione su questa situazione della gestione dei servizi pubblici che quando li realizza il Comune o invece del Comune, in compartecipazione col Comune, qui la Fondazione Cassa di Risparmio che è stata meravigliosa in questo sforzo, e poi però vanno a finire una gestione privata che legittimamente esercita i suoi diritti, ma il Comune esce di scena poiché non ha versato nulla di economicamente importante o significativo, come avveniva nella Dini Salvalai, per mediare quelle situazioni complesse che la politica deve mediare. Quindi la gestione pura al privato ci interroga anche per altri servizi di carattere sportivo, per esempio, come in questo caso, ma anche di altro genere, se questa sia la strada giusta.